sembra di vivere sempre un déjà vu, Paolo Romano. Ci ritroviamo a Cassibile sempre a parlare di una annosa vicenda, ma nessuno ci ascolta, come mai? Nessuno ci ascolta e soprattutto non si vogliono prendere decisioni che possono definitivamente risolvere la questione. E evidentemente c'è sotto qualche altro tipo di interesse, se non quello invece di cercare di ascoltare i cittadini che cosa hanno da dire. Quando un sindaco, quando le istituzioni si rifiutano di ascoltare i cittadini che loro stessi amministrano, io non so come definirli, ho in mente una definizione. Veramente, però è veramente disarmante quando un sindaco si rifiuta di ascoltare la voce dei cittadini residenti. Quale credi sia il motivo? Ma io non so, evidentemente c'è troppa strafottenza. Oggi chi amministra le città, chi amministra i cittadini si sente di essere stato insignito di un titolo che è molto superiore rispetto a quella che è la normale democrazia e il normale dialogo. Si sentono i padroni, non i servi dei cittadini, ma i padroni. E allora così non va, questa non è politica, questa lo può fare uno privatamente, a casa propria, ma quando si amministrano i cittadini, in primis si devono ascoltare, poi si assumono le decisioni. Invece no, quasi prima si prendono le decisioni e si rifiuta la cosa più elementare, il confronto, il dialogo, che fa parte della normale amministrazione per chi si sente amministratore, ma in questo caso ripeto. Allora, un movimento cittadino volontario che si è riunito appunto per far fronte a quelle che sono le esigenze non soltanto di questo quartiere, ma di tutta la frazione di Cassibile. Cosa ha messo sul tavolo? Cosa ha messo nero su bianco? Ma noi intanto diciamo che questo luogo è infelice per tante motivazioni e soprattutto la soluzione è infelice perché è una soluzione già vista, una soluzione vecchia che già molti anni fa è stata adottata per diversi anni e se siamo qua a protestare vuol dire che non ha funzionato. Questo è un luogo già disagiato di per sé, i residenti, come vedete, potete far vedere anche delle immagini, vivono in condizioni veramente disumane e fare qua un centro che tra l'altro raccoglie solo 80-90 persone, mentre a Cassibile sappiamo che ne vengono 500-600 extracomunitari stagionali, evidentemente ci sarà un villaggio e ancora le baraccopoli. Ricordiamo che abbiamo finito di protestare a luglio inoltrato e le baraccopoli dell'anno scorso sono state smontate 15 giorni fa, quindi siamo appunto e a capo, ma soprattutto siamo di fronte ad una strafottenza, una stradoganza da parte dell'amministrazione che non ha precedenti, veramente. Noi cittadini, che io insomma mi faccio un po' da portavoce, non comprendiamo come il sindaco si rifiuti di incontrare questo comitato spontaneo di cittadini. È stato invitato oggi il sindaco qui? No, oggi non è stato invitato, però in primis sa, perché abbiamo mandato la comunicazione anche a lui, tra l'altro abbiamo sollecitato anche telefonicamente, abbiamo sollecitato con i mezzi istituzionali questo incontro. Ovviamente se siamo qua a sollecitare l'incontro è perché evidentemente ci è stato negato. Andiamo comunque a sondare quelli che sono gli animi dei residenti di questa zona. Allora, io ho già detto questa cosa tante volte. A me non dispiace che a queste persone si faccia un alloggio. Però abbiamo tanti problemi noi altri come cassibilesi, soprattutto qui nella nostra zona. Le strade, il metano, che non abbiamo il metano a Cassibile, continuiamo ad avere ancora le bombole a casa. E quindi questo è un problema che si deve risolvere al più presto. E poi dopo che ben venga il villaggio si poteva anche fare. Dove? Non lo so, dove era più consono farlo comunque, perché qui non penso che era un posto veramente ideale. Cosa ne pensa lei? Io invece dico tutt'altra cosa, io dico che il problema, io già lo vedo, no? perché già è successo, è capitato già un paio di volte, non so se vi ricordate quando misero le tende della Croce Rossa all'uscita delle... Quindi il problema secondo me non è fare l'alloggio, in ogni caso, come ha detto già un amico mio poco fa, è di controllare chi queste persone li chiama per lavorare. Quindi se io vado a lavorare
la mia ditta mi chiama a lavorare in Calabria, la mia ditta deve pensare per l'alloggio e tutta cosa, questa è legge, giusto? Poi il problema qual è? Che l'abbiamo già visto. Queste persone, anche se li metti là dentro, sicuramente, perché già è successo, non ci stanno là dentro, non ci stanno perché? Perché poi ovviamente verranno controllati l'orario di entrata, l'orario di uscita. Queste persone si cercheranno un'altra volta un posto sotto l'albero. Quindi è quello che si deve combattere in effetti, non l'alloggio. L'alloggio ok. Quindi si andrebbe a creare una doppia... Ma perché già è successo, non una volta. Cioè cerchiamo di alloggiare queste persone, appena loro vedono che cominciano a dire documenti, alle 8 deve entrare, alle 9 deve uscire, non ci sta bene più perché l'abbiamo già visto, e cominciano di nuovo sotto gli alberi. Quindi questo è il problema secondo me. Quindi non è il problema che vengono, però se vengono... Cerchiamo di fare controlli, alloggiarli bene, tutte cose, perché non vogliamo passare per quella parola bruttissima che si dice di razzismo. Qua razzista non c'è nessuno. Ecco, grazie. Io personalmente non ho nulla in contrario a queste persone, però è giusto che queste persone che vengono a lavorare qua, che siano i datori di lavoro a prendere salone, di dare gli alloggi a queste persone. Perché è inammissibile che qua vengono 400-500 persone e poi vengono trasferite Favola, Noto, Paghino e Compagnia Bella. Okay. E prima di pensare a quelli di fuori, pensiamo a noi. Quindi ci sono altre esigenze vive nel quartiere? Prima esigenza del quartiere, guarda che strada che abbiamo. Anche lì dove io ho una palestra avviata, che ora fa 50 anni di palestra, la strada è... Non esiste la strada. Ascoltiamo anche un parere dei giovani di Cassibile. Oggi un motivo per il quale ti sei sentito comunque in dovere di essere qui. Vabbè, rappresentare la popolazione di Cassibile è importante, proprio in questi momenti, quando diciamo si deve fare sentire la voce del paese. Questo poteva essere uno spazio utilizzato per altre cose, per i bambini, per la gente di Cassibile, invece un'altra volta un'altra beffa dal comune di Siracusa che ci ha fatto questo bel regalo. Questo ci mancava. Grazie sindaco. Paolo Smiglio, da anni anche tu ti batti, sei delle persone attive che ti batti comunque per i diritti di questo paese, anche nella fascia più giovane. Vedi una minaccia, l'insediamento di un centro? No, non la vedo una minaccia, ma vedo anche uno spreco di denaro. Perché comunque 80-90 persone, 100 persone che potrebbero entrare in questo posto sono delle persone che comunque già sanno dove andare a lavorare, sanno dove andare, e vi dirò un'altra cosa, saranno sicuramente gente che non lavora nemmeno a Cassibile, come è successo l'ultima volta quando hanno fatto questa cosa con la Tendopoli, che hanno creato quella all'interno del paese, creare questa cosa, e quindi è la stessa cosa che hanno fatto tempo fa. E quindi sarà di nuovo la stessa cosa, noi rivedremo gente che verrà da fuori perché gli daranno da mangiare, gli daranno da fare, meschino, non è che questo non lo voglio, ci mancherebbe, però il problema si deve risolvere in maniera diversa, sono per quelli che vengono stagionali e non è per questo qua, sono questi, ve ne accorgerete, ce ne accorgeremo quando verrà, se lo monteranno, ce ne accorgeremo, stanno facendo un errore di nuovo. Del mio territorio, io ritengo che a un campo abusivo come quello dell'anno scorso abbiamo visto una condizione disumana di questi lavoratori che poi alla fine vengono a Cassibile per raccogliere la patata perché non c'è manodopera locale, e ovviamente per risolvere il problema
questo campo istituzionale crea le condizioni affinché una parte di questi lavoratori abbiano un soggiorno più dignitoso. Il campo abusivo noi ce l'abbiamo perché gli altri sindaci non si prendono la responsabilità di creare delle situazioni simili a quello che sta facendo il comune di Siracusa. Il campo abusivo ce l'abbiamo perché gli altri, perché diciamo Cassibile è diventato il centro di smistamento di tutta la manodopera extracomunitaria della provincia di Siracusa. Se noi ospitiamo 80 lavoratori che lavorano nel nostro territorio, creiamo i presupposti affinché non ci possa essere un campo abusivo. Poi comunque se alla fine questo esperimento del campo istituzionale non porterebbe i frutti sperati, a questo punto noi ci ritroveremo una struttura riqualificata dove la possiamo utilizzare per altro scopo. Mi pare che anche questo è il solito vizio italiano che porta ad avere davanti a un fenomeno che è difficilmente governare, avere un'opinione divisiva, mentre invece si dovrebbero trovare le alternative per poter contestare una determinata scelta dell'amministrazione. Diciamo subito che questo finanziamento che ha dato luogo all'avvio per la istituzione di questo campo istituzionale nasce da un'esigenza del Ministero dell'Interno, quindi attraverso la Prefettura, e non è del Comune. Per il Comune forse per la prima volta, sebbene io non sia stato il sostenitore di questa amministrazione, però ha dato la possibilità di un'interlocuzione molto serrata per porre fine a questa problematica ormai più che ventennale. L'esigenza che questi lavoratori vengano nel nostro territorio è un'esigenza inalienabile, è un'esigenza di cui non si può fare a meno. L'unico problema è di come poterlo governare al meglio e che tutti gli altri sindaci dei comuni limitrofi possono utilizzare questa manovra e diano una mano per meglio gestire questa manodopera. Come la pensiamo? E ci viene negato tutto questo? Io le definisco questi emergenti politici, giovani che si sentono chissà che cosa, dei porci istituzionali, non sono degli amministratori, li definisco porci istituzionali, perché questi sono. Io non ho visto mai nel passato un amministratore che si è rifiutato a confrontarsi con i propri cittadini. Ha il dovere di farlo, non l'opzione, il dovere. Ci sono articoli di legge e dello statuto comunale che impongono al sindaco di sentire i propri cittadini. E questo ci viene negato. Siamo qua oggi a rivendicare questo, cioè stiamo rivendicando il nulla, cioè un incontro, parlare, discutere per trovare soluzioni.